Il secondo classificato porta sul podio una regione che non c'è mai stata, siamo in un luogo che è strettamente legato in realtà alla processione della Corpus Domini. Da qualche anno 4 processioni di grandi macchine sono state iscritte nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Solo la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli ha battuto il Museo dei Misteri di Campobasso. Il piccolo edificio medievale immerso nella campagna salentina a meno di un chilometro dal mare, oggi a rischio di crollo, primo classificato nell'undicesima edizione dei Luoghi del Cuore, il censimento nazionale del FAI, la più importante campagna italiana per sensibilizzare i cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo. In 54.000 e oltre hanno votato, 32.000 dei quali hanno scelto il luogo dove sono custoditi gli ingegni di Paolo Saverio di Zinno. Credo sia un bellissimo risultato che premia l'impegno di tutta la comunità che è molto molto legata alla sfilata dei misteri. C'è stata una grandissima partecipazione di tutte le associazioni, delle scuole, però credo che un ringraziamento davvero doveroso e affettuoso debba essere fatto a Giovanni Teberino, che è stato il motore di questa bellissima iniziativa che ci porta oggi qui a essere tutti insieme. L'augurio più bello per la città, più di questo non potevamo fare. Adesso si lavora per la prossima sfilata. Noi già stiamo lavorando qui al museo, anche perché mancano meno di 4 mesi. Sarà un motivo in più per essere ancora più carichi l'11 giugno con anche quest'altro riconoscimento. Soddisfatti comunque per il risultato prestigioso dal punto di vista dell'immagine, ma anche per i 40.000 euro che arriveranno nelle casse dell'associazione per il secondo posto raggiunto. Continua la promozione di una regione straordinaria con la sua cultura e le sue tradizioni, un risultato dai numeri stratosferici per una piccola regione, ma una piccola regione che c'è, 6.000 comuni che hanno partecipato, 1,5 milioni di votanti, il secondo posto è un grandissimo risultato.